Io nasco a Bologna e ho coltivato anche la mia passione per i motori, per le corse da bambino, venendo al Motor Show. Ho vinto il Mondiale GT nel 2003 con la Ferrari 550 a livello di pilota e nel 2007 con la Maserati MC12 e quest'anno fortunatamente abbiamo coronato tutto vincendo il campionato italiano Superstar e l'internazionale, sempre Superstars su BMW M3 del team BMW Italia. Siccome in realtà qui siamo tutti blogger, no? Ti voglio chiedere, tu che rapporto hai con i social media, con i social network tipo Facebook, Twitter, li usi? Ero scettico in merito a Facebook, poi proprio qui al Motor Show, vedi, 2 anni fa un giornalista dell'ufficio stampa del Motor Show mi disse: ma Thomas, tu che curi molto il rapporto con i tifosi, dovresti iscriverti a Facebook. E l'ho fatto seguendo il suo consiglio, pur un po' titubante, anche perché ho pochi minuti di vita privata a disposizione. Devo dire, mi ha rubato un po' di tempo, ma mi sta dando molta soddisfazione. Quanta differenza c'è poi, standoci sopra, tra una categoria inferiore come può essere la Formula 3000 o la Formula 3 e la Formula 1? Dopo che provai la Formula 1, la prima Formula 1 che provai fu la Minardi nel 95 a Fiorano e mi è rimasta una droga che si chiama Formula 1, perché effettivamente a livello di accelerazione, di prestazioni in frenata, anche di rumore, non c'è nessun oggetto al mondo in grado di assomigliare alla Formula 1. Ho una vecchia BMW Serie 5 di 250.000 km. Un pilota abituato a correre. Io ho sempre pensato, ma quando poi sei in strada, ti deprimi? Preferirei non rispondere in autostrada, dove, non recando pericolo a nessuno, però siamo sinceri anche sul fatto che il limite dei 130 orari è molto obsoleto e soprattutto non è relazionato in proporzione anche alla vettura che uno guida. C'è il limite dei 130 se uno va con una Smart, come se va con una vettura molto più grande, con una frenata più potente e caratteristiche diverse. Un saluto a tutti gli amici del blog del Motor Show, vi aspetto in questi padiglioni di questa splendida fiera di Bologna. Ciao, grazie di tutto.